Vi prego di radunarvi il più possibile qua davanti e mostrare i vostri cartelli e la vostra arrabbiatura. Ci troviamo qui oggi per manifestare contro una scelta del Senato che ha votato con un voto segreto e ha scelto proprio di non tutelare delle minoranze, persone LGBT, disabili, donne, persone che non vengono tutelate e rappresentate da uno Stato che dovrebbe farlo. Bandiere arcobaleno nel sit-in in piazza Sant'Agostino ad Arezzo contro l'affossamento del DDL Zan. Con l'organizzazione della chimera arcobaleno ad Arezzo si scende in piazza, dunque, contro quanto avvenuto in Senato. La piazza deve dimostrare, dimostrerà che c'è tanta rabbia per questo affossamento e siamo qui per farci sentire. Per ribadire che tutte le minoranze devono essere tutelate e per evidenziare quanti danni può fare un linguaggio d'odio, per ricordare che le persone anche con disabilità necessitano di tutela e protezione e sottolineare che occorrono misure concrete di contrasto e di prevenzione al bullismo. Una legge che servirebbe per cercare di punire i crimini d'odio dandogli un aggravante in più. La violenza è un reato e questo lo sappiamo, ma non esiste niente di specifico per delle categorie vulnerabili come sono appunto le persone LGBT, le persone transgender in particolare, le donne e anche le persone con disabilità. Categorie vulnerabili perché, ce lo dice la cronaca quotidiana, aggressioni sia fisiche che verbali e discriminazioni sono all'ordine del giorno. Quindi siamo forse rimasti uno dei pochi paesi in Europa che non ha una tutela specifica.